pregare, la necessità della preghiera, che non è un obbligo, ma è appunto una necessità. Ma ascoltate che cosa ha scritto Papa Francesco proprio presentando i sussidi che il Dicastero per l'Evangelizzazione, che è il Dicastero, la sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo, è il Dicastero deputato all'organizzazione del Giubileo del 2025, bene, tra le tante cose hanno pensato a fare dei piccoli sussidi, degli appunti in questo caso sulla preghiera. E questo piccolo volumetto, Pregare Oggi, una sfida da vincere, firmato dal Cardinale Comastri, che chiedo scusa, ha la prefazione di Papa Francesco, e Papa Francesco scrive queste cose. La preghiera è il respiro della fede. Quindi, se non prego, io uccido la mia fede, perché immaginate quando a un uomo viene tolto l'ossigeno, il respiro, muore. E così è per la fede, una fede non supportata, non nata, non alimentata dalla preghiera, è una fede agonica, una fede morta, moribonda. La preghiera è il respiro della fede, dice Papa Francesco, è la sua espressione più propria. Una persona che prega mi fa capire che è una persona di fede, che ha fede. Qualsiasi fede, un musulmano che prega è un uomo di fede, un ebreo che prega è un uomo di fede. Esprime una fede, e così un indù e tante altre religioni. La preghiera è l'espressione propria della fede. Attenzione, come un grido silenzioso che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. Ecco che la preghiera è per Papa Francesco un grido silenzioso. Le cose più belle, più forti, le cose più autentiche, le cose che nascono dal cuore, come la preghiera, sono dei gridi silenziosi. La preghiera è un grido verso Dio. E voi pensate che Dio è sordo alle nostre grida? No, Dio non è sordo alle nostre preghiere. Dio ascolta tutte le nostre preghiere, ma non sempre ci esaudisce, perché Lui sa meglio di me, meglio di voi, qual è il mio bene. E poi Lui non è un mago, è un padre. È un padre, ama e soffre nel figlio nella massima libertà, dando al figlio la massima libertà, anche quella di sbagliare. E quando il figlio soffre, il padre soffre più del figlio. Non è facile trovare parole, continua Papa Francesco, per esprimere questo mistero della preghiera. Quante definizioni di preghiere possiamo raccogliere dai santi e dai maestri di spiritualità, come pure dalle riflessioni dei teologi, cosa che faremo un po' nelle prossime settimane. Eppure, conclude Papa Francesco, si lascia descrivere sempre e solo nella semplicità, la preghiera si lascia sempre e solo descrivere nella semplicità di coloro che la vivono. Il Signore d'altronde ci ha avvertito che quando preghiamo non dobbiamo sprecare parole, illudendoci di essere per questo ascoltati. Ci ha insegnato a preferire piuttosto il silenzio e ad affidarci al Padre, il quale sa di quali cose abbiamo bisogno prima ancora che gliele chiediamo. Ecco questa immagine, questa verità della preghiera come silenzio. È questa verità di una preghiera che i santi, ma tutti coloro che pregano, esprimono con il loro vissuto, con la loro vita e con appunto il loro pregare. Noi ci vediamo domani, Pari Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!